nelle donne, ma l'unica vera donna della tua vita è la mamma. Quella che quando hai 8 anni, e stai per uscire di casa per andare a giocare, la ti dice: se tu ti fa male, dopo tu le prendi. E te tu rientravi a casa ferito con una rotula esposta. E zitto, zitto, tu te ne andavi in bagno senza farti vedere, con ago e filo tutti ricuciti come Rambo. E poi la mamma, quando prometteva, manteneva. Eh sì, perché se tu ne combinavi qualche una delle tue, ti mandava subito un castigo. Fai in camera tua e non uscire finché non te lo dico io. Io ci sono stato per dei mesi chiuso in camera, perché poi lei se lo dimenticava. E poi, da piccino, mi fa addormentare, mi cantava la ninna nanna. Che non era una ninna nanna, no. Era un film dell'orrore. Ninna nanna, ninna ho, questo bimbo a chi lo do? E intanto preoccupato ti aggrappava il cuscino, insomma. Se lo do alla Befana, se lo tiene una settimana, se lo do all'uomo nero, se lo tiene un mese intero. Insomma, invece di dormire mi cacava addosso tutta la notte. Metti le pattine! Urlava sempre quando passava la cera per terra. Che poi non era un pavimento, no, gli era una pista di ghiaccio. Te bastava e tu mettevi il piede, no, per entrare, e te tu partivi subito. Cioè, senza nemmeno muovere un muscolo, tu ti ritrovavi dalla parte opposta dell'appartamento e tu dovevi pregare che le finestre gli erano chiuse. E ci abbiamo perso il nonno in questo modo. All'obitorio gli dissero: oh, come l'è morto bene. Sembra volato in paradiso, no? Sì, lì è volato, ma dal terzo piano, sai? Che poi la mamma è l'unica donna che apprezza anche i tuoi difetti. Sì, perché se te tu fai delle scuregge mentre tu fai gli addominali, lei fa finta di niente. Se te tu tenti di fare canestro con le haccole, lei la tifa per te. E poi è anche l'unica donna a prendersi cura della tua salute meglio di qualsiasi altra donna. Perché se te tu c'hai, per esempio, 36 e mezzo di febbre, la chiama subito il pediatra, anche se tu c'hai 36 anni. E se te tu esci di casa per andare a fare footing, ti dice: non sudare mentre corri. Un angelo. Fino a quando non arriva il giorno in cui gli dici che ti sei fidanzato con una ragazza. E in quel preciso istante si trasforma nel demone della gelosia. Chi è la puttana, che tu mi hai fatto mancare qualcosa io? Perché un'altra donna? Non tu ti potevi fidanzare col figliolo dell'idraulico? Di mamma ce n'è una sola, meno male. Se vi è piaciuto questo video, iscrivetevi al mio canale YouTube, condividete con amici, tanto non vi costa niente. Grazie. Ci vediamo al prossimo monologo Strambo!